C'è ancora tanta amarezza tra i tifosi della Virtus Lanciano per gli accadimenti delle ultime settimane. Neanche il tempo di riprendersi da una retrocessione che la famiglia Maio ha annunciato che non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Lega Pro. Sarà il Consiglio federale del prossimo 19 luglio a chiudere i giochi in maniera definitiva, escludendo dal torneo il club frentano. Per superare il momento di sconforto e tornare a sostenere i colori rossoneri, a prescindere dalla categoria, la tifoseria lancianese ha indetto la giornata dell'orgoglio frentano. Un invito a tutti i sostenitori a ritrovarsi giovedì prossimo alle ore 19 al piazzale della Stazione Vecchia, un segnale tangibile per far capire che, nonostante tutto, la passione per il calcio non si è sopita e che c'è ancora voglia, al di là della categoria, dei presidenti e dei giocatori. Nel frattempo, come confermato ai nostri microfoni sabato scorso dal diretto interessato, il sindaco Mario Pupillo continua a lavorare, con discrezione, alla creazione di una cordata di imprenditori che possa permettere una immediata ripartenza dal campionato di Serie D. Il nome principale su cui convergono le speranze è quello di Gilberto Candeloro. Le prossime ore saranno decisive. Ieri l'ex DS Luca Leone è stato presentato dal Pescara, ma è stato sollecitato anche sul passo indietro della famiglia Maio. Sono stato 15 anni, sono 15 anni della mia vita, quindi è una ferita che mi porto un po' nel cuore, no? Però io non smetterò mai di ringraziare la famiglia Maio per l'opportunità che mi ha data, quindi la città di Lanciano, perché comunque sia da giocatore che da direttore mi hanno sempre dimostrato affetto e gratitudine. Poi sai, quando passi 15 anni c'è tanto della tua vita, e quindi mi dispiace dell'epilogo che purtroppo nessuno... Ti aspettavi questo epilogo? No, sinceramente no, però adesso siamo 30 anni che sono nel calcio, purtroppo a volte queste cose possono succedere e ti dispiace, però c'è molta tristezza per me.